Ciao, siamo Zulei, siamo a Suboi, nel vigneto della famiglia Mogia Carreras, io sono sempre Gigi Carreras. Siamo a fine aprile 2015 e stiamo facendo un'operazione di pulizia della vigna. È passato il trattorista nel nostro vigneto. Adesso stiamo pulendo con la zappa attorno alle piantine. E quello che più importa, stiamo facendo anche la potatura verde. A marzo di quest'anno abbiamo fatto la potatura invernale, quindi la potatura secca. Adesso siamo, siccome c'è stato il germogliamento, anzi il germogliamento è stato anche molto bello, adesso facciamo la potatura verde. Cosa significa la potatura verde? La potatura verde è quella potatura che noi facciamo per mantenere, per conservare i germogli che ci interessano. Vediamo un esempio subito. Allora, in questo caso la potatura è stata effettuata lasciando una gemma di corona qua e una gemma franca. Poi vediamo che sono uscite, ci sono stati ricacci di germogli in questo punto. E in questo caso invece c'è stato un doppio germogliamento. Quindi quello che facciamo noi adesso è togliere i ricacci di germogli lontani dal moncherino che abbiamo lasciato in potatura secca e eliminare i doppi germogli. Quindi questo lo eliminiamo banalmente con le mani, eliminiamo questo doppio germoglio. In questo caso quindi abbiamo lasciato due germogli, uno che è quello più, diciamo, dalla gemma basale e quell'altro dalla gemma franca. Ne abbiamo lasciato due per essere sicuri che almeno uno di questi funzionerà, diciamo. Ecco, questa è una bocciniglia che eliminiamo e assicuriamo che uno di questi è una cocciniglia. Ecco, maledetta, questa la mandiamo via, la schiacciamo. E dicevo, lasciamo due germogli per essere sicuri che abbiano uno di questi germogli bene e che lo possiamo utilizzare l'anno prossimo, allorché lo porteremo all'altezza del filo di banchina. Poi successivamente dovremo legare la piantina al tutore e successivamente ancora dovremo legare il germoglio. Ecco un altro caso di potatura verde. La piantina che abbiamo visto prima era una piantina di Cannonau, questa qua invece è una piantina di Muristello, un bovale sardo. Ecco che vediamo qua, c'è un doppio germoglio, uno qui e uno qui, e invece il germoglio della gemma più lontana, e invece il germoglio della gemma basale. Questo lo teniamo, quindi questo lo teniamo, e di questo uno lo eliminiamo perché è inutile. Eliminiamo questo che mi sembra il meno forte. Ancora una pianta di Muristello. In questo caso vediamo, questo è il moncherino che abbiamo lasciato in potatura invernale, si vede, eccolo qui. In questo caso abbiamo due germogli, quindi, che sono usciti dalla gemma basale e dalla gemma più lontana, questo dalla gemma basale e questa dalla gemma più lontana, e poi dobbiamo eliminare invece il germoglio che non appartiene al moncherino dell'anno scorso, quindi questo germoglio, questo lo eliminiamo. Ok. Ancora una piantina su cui effettuiamo la potatura verde. Questo qua si vede è lo speroncino che abbiamo lasciato in potatura secca invernale. Come si vede qua ci sono dei germogli che non appartengono allo sperone, che quindi eliminiamo subito perché tanto non ci servono. E in questo caso invece abbiamo dei doppi germogli. Questa è la gemma basale che abbiamo lasciato nello sperone, questa è una gemma, la prima gemma franca che abbiamo lasciato, e qua dietro si vede un doppio germoglio, quindi questi due sono i germogli. Di questi uno lo eliminiamo. Siccome mi sembra un po' più vigoroso questo qua, tolgo quest'altro, anche se più verticale, però mi sembra un po' più vigoroso l'altro. Eccolo qua. Ah, ecco, c'è anche un altro germoglietto qua in basso. Questo che togliamo, che non ci serve. Ok. Anche in questo caso, potatura verde effettuata. Ecco. Questa è una pianta invece di Cannonau,
Allora, vediamo un pochettino. Ecco qua, nello sperone che abbiamo lasciato in potatura secca, ci sono un sacco di germogli dappertutto. Innanzitutto questo, che ovviamente togliamo, che non ci interessa. Uno. Come vediamo qua, c'è una gemma che abbiamo lasciato, una gemma basale che l'abbiamo lasciata per germogliare, un'altra gemma franca, che tra l'altro ha prodotto un doppio germoglio, come si vede qui, eccolo qua, quindi questo lo togliamo, ok. Poi questo qua, questi germogli non appartengono allo sperone che abbiamo lasciato l'anno scorso, quindi li eliminiamo. 1, 2 e 3. E dello sperone invece lasciamo soltanto il germoglio della gemma basale e il germoglio della prima gemma franca. In questo modo abbiamo effettuato la potatura verde. Ecco un'altra piantina di Cannonau. In questo caso è abbastanza facile perché non ci sono troppi germogli che non ci interessano. Questo è lo sperone che abbiamo lasciato in potatura invernale. Questa è la gemma basale, questa è la prima gemma franca e questo invece è un germoglietto che, non appartenendo allo sperone, non ci interessa e che quindi noi provvediamo ad eliminare. Così. Ecco fatto. Ok, abbiamo terminato la fase di potatura verde nel vigneto di Suboe. Fase di potatura verde che, è bene ricordarlo, è una fase fondamentale per quanto riguarda la fase vegetativa della vite, perché in questo caso serve per mantenere i germogli che ci interessano. Abbiamo fatto una potatura verde mantenendo due germogli per essere sicuri che almeno uno di questi possa poi nella prossima potatura verde e potatura secca essere portato, quindi tagliato a filo di banchina, naturalmente se il vigore lo consentirà. E quindi abbiamo fatto in modo appunto di lasciare due germogli in modo che la pianta concentri le sostanze su questi due tralci. Fase di potatura verde quindi ultimata e adesso il tempo è ancora clemente, non ci sono ancora le condizioni per fare della medicina alla vigna. Noi in vigna utilizziamo soltanto Poltiglia bordolese contro la peronospora. Peronospora è lo zolfo bagnabile contro l'oidio. Però diciamo il tempo è ancora clemente e quindi non appena le condizioni dovessero peggiorare, faremo i trattamenti insomma, per essere sicuri che le malattie non rovinino la vigna. Per cui, sperando di non doverlo fare, ma ovviamente lo faremo, diamo l'appuntamento alla prossima volta, probabilmente con la fase di medicazione della vigna, alla prossima.